Buonasera e ben ritrovati alla nostra pagina sportiva che apriamo parlando del Children's Tour che quest'oggi ha aperto i battenti alla Fiera di Modena. Per noi c'è Gaia Ferri. Ciao Gaia. Sport di Modena protagonista in questi 3 giorni in fiera per presentare gli appuntamenti di quest'estate. Sì, allora Modena e provincia siamo qua Cavalieri del Carpi, che ci spiegava insomma che questo camp è una novità per i Carpi ed è un po' la ciliegina sulla torta di un progetto che sta crescendo negli anni, sia per quanto riguarda comunque il Carpi come prima squadra, sia come settore giovanile. Esatto, proprio così. Diciamo che i Carpi Extra Summer Camp, che sono una novità assoluta per Carpi, sono la ciliegina sulla torta di un percorso che il Carpi sta facendo da alcuni anni per valorizzare il proprio settore giovanile e soprattutto la propria scuola calcio. Ricordo che la scuola calcio va dai primi calci del 2003 fino ai dei primi calci del 2008, scusate, fino ai Pulcini 2003. Quindi il Summer Camp è un prolungamento di quello che vuole essere l'attenzione che il Carpi sta dando da alcuni anni a tutti i ragazzi. Le aspettative per questo camp? Ma le aspettative ci sono molte, lo stiamo organizzando in maniera importante, avremo 4 turni, 2 allo Stadio Cabassi, 1 a Monteferrino alla struttura del Martelli Village e 1 al Pinarella di Cervi alla struttura Mare Vita. E quindi ci aspettiamo che i ragazzi vengano numerosi. Allora in bocca al lupo per questa nuova esperienza e grazie per essere stato con noi, Antimone Palmieri. Grazie a Palmieri, responsabile marketing del Carpi. Gaia e altri ospiti? Esatto, sì, adesso abbiamo Davide Zoboli che ci sta raggiungendo, si era fermato un attimo a fare un po' di autografi ai bambini che sono numerosissimi. Allora Davide, diciamo un messaggio a questi bambini che devono iscriversi al camp. Penso sia un'occasione per divertirsi, insomma, per stare insieme. E penso che vivere poi questi camp possa anche aiutare a crescere, a saper stare in un gruppo. Tu hai una bambina, quest'anno il camp è aperto anche alle femmine, la iscriverai? Boh, diciamo se c'è voglia, perché è piccolina ma ha già le idee abbastanza chiare, quindi vedremo. C'è la possibilità? Penso di sì, insomma. Quindi se sono delle occasioni comunque divertenti per i bambini, penso faccia bene fare questi tipi di esperienze. In bocca al lupo per i tuoi compagni domani. Sì, poi glielo farò anche di persona domani. Si è lavorato bene in settimana, quindi abbiamo preparato bene la partita, speriamo di fare un bel risultato. Perfetto, grazie mille Davide. Laura, abbiamo anche Salifu, Prego. che anche lui insomma sarà fermato un po' con tutti gli autografi e Intanto il stiamo commercio dai vedendo anche le bambini. immagini registrate questa mattina, ci sono tutte le squadre di Esatto. Modena protagoniste in questi 3 giorni, c'è anche la Liugio, stiamo vedendo il centro sportivo italiano, il CSI, quindi tanti momenti di aggregazione per i più piccoli per incontrare questi grandi campioni. Prego Gaia. Esattamente, allora anche a te Salifu chiediamo un messaggio per questi bambini e quanto è bello secondo te questo fatto di poter fare i camp estivi tutti insieme e imparare il calcio in questo modo anche magari aperto alle ragazzine. Io sono contento perché i ragazzi non sono molto importanti Tu hai partecipato qualche volta a qualche camp estivo da bambino o qualcosa del genere? Sì, anche in Ghana, quando vado in Ghana ogni volta lo porta qualcosa da mangiare, anche qualcosa per i bambini, allora i bambini sono molto importanti. Tu sei qua ormai da una decina di minuti, sono arrivati tanti bambini, insomma come ti sembra anche questa fiera che sta promuovendo tutti i camp estivi appunto non solo del Modena ma anche di altre realtà della provincia? Sì. Come ti sembra questa fiera? Da manifestazioni, stand, finanze. Mi piace tanto, mi piace, bella posta anche. In bocca al lupo ai tuoi compagni domani. Sì, bocca al lupo a tutti, ho già detto a loro bocca al lupo per la cosa partita, speriamo che vinciamo questa partita, è molto importante per noi. Speriamo che domani noi facciamo grande questo video, speriamo. Perfetto, allora Laura ringrazierei anche Salifu Assolutamente sì, e grazie grazie per essere anche a. stato con noi e poi avrei solo un altro minuto per parlare un attimo con Francesco Prandini, se me lo concedi al Sì, volo. veramente rapidissima, Gaia. Ciao Sì, rapidissimo, Francesco. un brevissimo riassunto su questo camp e le aspettative per questo
per quest'estate. Sì, abbiamo fatto 350 iscritti l'anno scorso. Sono cambiate anche un po' camp a misura non solo di ragazzo ma anche di ragazza, perché quest'anno abbiamo inserito anche il giallo e il nuovo rosa, nel senso che già dall'anno scorso avevamo un iscritto femmina e vogliamo anche quest'anno crescere con le femmine, crescere con le calciatrici femmine. Vedete qua bambini che girano, perché è una festa incredibile per i bambini, per il Children's Tour. Bambini e bambine dai 6 ai 16 anni, venite al camp, all'Avanti Gialli Camp, con l'hashtag, perché il linguaggio Facebook, Twitter ormai comanda tutto, non solo gli uffici stampa ma anche tutti i calciatori, i telegiornali sportivi. Lo sapete anche voi quanto è importante il mezzo comunicativo moderno. Mi raccomando, ricordatevi, i primi 150 iscritti avevano uno sconto di 50 euro sulla quota. Passiamo 4 date, 2 settimane allo Stadio Bragli appena finisce il campionato, dal 9 al 13 e dal 16 al 20 per lo Stadio Bragli, poi andiamo a Salisette una settimana dal 23 al 27, poi abbiamo a Fanano dove andrà in ritiro la prima squadra, quindi c'è la possibilità di giocare nel campo della prima squadra e nell'hotel della prima squadra. Poi abbiamo 2 settimane a Lido degli Scacchi per il mare, per unire, diciamo, l'utile al dilettevole. È previsto non solo calcio, ma paintball, nascondini, turni, c'è di tutto. Grazie, c'è un Gaia. Campo di divertimento per bambini e bambine. E mi raccomando, guardate il video happy dei nostri ragazzi, che è fantastico per Pharrell Williams e soprattutto anche per il nostro settore giovanile. Gaia, grazie, grazie, grazie mille, grazie Francesco Prandini. Grazie. Noi torniamo in studio, allenamento a porte chiuse quest'oggi per il Sassuolo, che nel pomeriggio è partito alla Volta di Udine, dove terminerà la preparazione in vista della partita di domenica. Quindi è stata anticipata a oggi la tradizionale conferenza stampa del mister. Ecco Di Francesco ai nostri microfoni. Sono cambiati anche un po' gli atteggiamenti, il fatto poi di aver portato a casa punti da maggiore consapevolezza al lavoro e maggiori sicurezze. Dobbiamo tornarci a credere a questa salvezza, come ho detto quando sono arrivato, perché abbiamo la possibilità, sapendo che le partite non sono tantissime, ma da giocare tutti col coltello tra i denti. Ma non tanto per dire, ma realmente vanno affrontate le partite come la prossima, che sarà con l'Udinese, che è una delle tappe fondamentali per il raggiungimento della salvezza. Siccome di noi ce ne sono tanti, anche bravi, per quello cerchiamo di sfruttare al meglio le potenzialità di questa squadra. Poi, senza parlare di vecchi e nuovi, io penso che in questo momento il Sassuolo si debba sentire un'unica entità, un'unica squadra che deve lottare per questo obiettivo. Devo dire che l'integrazione dei nuovi, nonostante io sono arrivato da poco, li ho visti ben integrati con il gruppo, e questo è un aspetto molto importante. Loro hanno degli stranieri di alta qualità, però bisogna dire che l'Udinese sbaglia pochissimo nella scelta dei giocatori, li prende a volte semi sconosciuti e li fa diventare dei veri campioni. Sono bravi nello scouting e riescono a trovare sempre giocatori molto interessanti. È una squadra che ha grandissima fisicità, sappiamo che avremo davanti dei giocatori importanti e in più hanno un vecchietto lì davanti che non smette di far gol e gioca per entrare dentro l'area di rigore, sta a significare che gioca sempre per il gol. Ma noi dobbiamo essere bravi ad essere compatti, ad essere corti, perché se gli diamo spazio hanno una capacità di ribaltare le azioni come poche squadre. Chiederà l'atteggiamento visto nel secondo tempo contro il Catania? L'atteggiamento ho avuto a partire dalla gara di Bologna, perché io ritengo che anche con il Catania nel primo tempo, nonostante le difficoltà, non ci siamo disuniti, e questo è stato un aspetto fondamentale. Eravamo partiti benissimo, creando delle situazioni pericolose che non abbiamo sfruttato al meglio. Siamo andati un po' in difficoltà dopo il gol, penso più a livello mentale che fisico. Poi avevamo qualche giocatore un po' acciaccato, qualche difficoltà l'abbiamo avuta negli ultimi 20 minuti del primo tempo. Però siamo stati bravi a rimanere in partita e poi a fare un secondo tempo strepitoso. E domani il Modena ospiterà la Braglia il Latina. Oggi il mister Novellino ha presentato la partita. Una squadra importante, una squadra che sta facendo risultato e molto ben allenata. È una partita come tutte le altre, importante per la nostra classifica, per risalire e per dare un attimino un po' anche di autostima a noi stessi, no? Avere un po' di più, un po' più di fortuna, tra virgolette. Incontriamo una squadra in salute, una squadra che, come ho detto prima, allenata da una persona che da quando l'ha presa lui la squadra sta sempre andando in crescendo, insomma è terzo in classifica se non sbaglio, e dobbiamo fare attenzione alle loro diciamo attenzione alle loro ripartenze, che è una squadra che come ripartono in tanti e ti possono mettere anche delle difficoltà. Il signore è out perché non c'è ancora un problema. Ci tenevo a convocarlo, ma stamattina o ieri, siccome ha fatto un lavoro forse sul sintetico, ha un attimino peggiorato,
Vediamo un attimino alcune, sì, vediamo, ci abbiamo alcuni problemini, vediamo un po'. Domani è una partita importante, qualcosa di importante per noi, per la nostra classifica, per anche per i nostri tifosi, ma per dare continuità a quello che stiamo facendo, perché stiamo facendo qualcosa di importante, però siamo sempre lì. È ovvio che domenica scorsa ci è mancato il gol, domani incontriamo una squadra, una delle migliori difese del campionato, e tra l'altro dobbiamo, ecco, come ho detto prima, fare attenzione a alcune cose. Sì, concreta, rognosa, ma anche giocatori di qualità, giocatori che hanno esperienza, giocatori dietro che hanno grande esperienza come Cottafava, in mezzo c'hanno questo Viviani che è un buon giocatore, poi davanti hanno Paolucci, lo stesso Jonathan, lo stesso Grezzal, però di qua abbiamo i Babacar, abbiamo i nostri, ecco, devo dire, devono fare attenzione anche loro, insomma. Trasferta a Novara domani per il Carpi con il debutto di Mister Pillon sulla panchina. Andiamo quindi a sentire il nuovo allenatore del Carpi come presenta questo incontro. Credo che per abituarsi bisogna andarsi spesso. Andare una volta non è che cambia più di tanto la situazione, perciò ho preferito allenarmi sui stessi campi, soprattutto per il discorso anche fisico, perché si corre dei rischi di fare degli infortuni se magari vai sui campi diversi da quello di quelli in erba. Gagliolo sta bene, Memushai l'ho visto assenare solo ieri e oggi, perciò devo valutare questo discorso, perché io preferisco sempre rimettere in campo chi ha fatto la settimana, chi ha giocato, chi si è allenato tutta la settimana, chi ho visto tutta la settimana chiaramente. Perciò credo che Memo inizialmente non lo schiererò, anche perché ha avuto dissenteria, vomito, sì, che debilitato. È un po' debilitato, perciò credo che inizialmente sarà a disposizione, mentre Gagliolo penso che dovrebbe farci. Verificare anche lo schieramento avversario in base a quello poi decidere. Anche Romagnoli sta bene, abbiamo recuperato, ha cominciato da mercoledì con noi, perciò martedì, perciò credo che anche lui sia sulla piena fase del recupero, ci devo pensare su di lui per me. Ma c'erano diversi, Sansovini, Lazzari, Lepillier, tutti giocatori buoni tecnicamente, c'hanno gamba, conclusioni da fuori area, Lepillier c'ha delle punizioni che è molto bravo a calciarle. Una squadra che non merita quella posizione di classifica, soprattutto per la qualità dei giocatori che ha a disposizione. Mentalmente bene, anche fisicamente, la squadra l'ho vista bene, questo è un grande impegno da parte di tutti. Tutti sanno che si devono giocare il posto, perciò credo che i giochi sono aperti per tutti. Perciò ci sono le tre partite, l'importante adesso è prendere la prima, concentrarsi su quella e cercare di tirare fuori il meglio da questa partita qui. Abbiamo lavorato soprattutto sull'attenzione, perché è un problema di attenzione quando si subisce gol su palla inattiva, al di là anche della prestanza fisica, ma se sei attento devi sopperire anche a questo, perciò ci siamo preparati anche su questa cosa qui. Ultima giornata di stagione regolare domenica per la Serie 1 maschile con Modena che giocherà a Cuneo. La partita sarà uno scontro diretto per ottenere il quinto posto finale in vista dei prossimi playoff. Per oggi abbiamo incontrato Mister Lorenzetti. Poco tempo fa Piacenza ha vinto la Coppa Italia e ha dimostrato di essere la più forte, quindi magari incontrare proprio Piacenza non sarebbe il massimo, però insomma sappiamo che chi affronteremo ha dimostrato di essere più forte, quindi quando tu devi andare a giocare contro il più forte non devi pensare se è un po' più forte o molto più forte, è più forte, quindi devi prepararti a fare un'impresa. Il feeling tra un pareggiatore e il proprio schiacciatore, insomma, non è che nasce in un giorno, ovviamente più il tempo passa, più Bruno conosce i propri compagni e soprattutto nelle situazioni di transizione, dove che sono quelle situazioni più difficili da allenare a secco e che ci vuole una quantità di azioni, no? Di situazioni vissute molto più alte rispetto situazioni standard, e quelle partita in partita, allenamento dopo allenamento ovviamente migliora e mi sembra insomma che sia arrivato a buon punto. L'ultima giornata purtroppo nel campionato succede sempre qualcosa, però non è che sempre funzione diciamo, di un accordo del biscotto, è anche che in questo sistemino di gioco della pallavolo la motivazione conta, che i livelli sono abbastanza simili, anche se qualcuno è più forte dell'altro, e quando magari per un motivo o per l'altro
qualcuno è poco motivato e succede che arrivano i risultati a sorpresa. Questo qui è qualcosa che ben si adatta all'ultima partita e spesso succede, quindi noi dobbiamo fare il nostro sapendo che il nostro obiettivo è arrivare a sesti, nel senso almeno sesti, perché è un qualcosa, come ho detto già domenica, che ci ha chiesto la società. Cercheremo di ottenerlo con tutte le nostre forze, senza guardare dietro, poi dopo alla fine delle partite guarderemo la griglia e ci prepareremo per affrontare i quarti. Apriamo adesso la pagina dedicata al settore giovanile. Domani la primavera del Sassuolo alle ore 14.30 ospiterà il Novara, mentre il Carpi sarà di scena ad Empoli. In trasferta anche il Modena, che invece giocherà contro la Sampdoria, come ci racconta Simone Barone, allenatore della primavera del Modena. Simone Barone, oggi cominciano 3 giorni di stand al Children's Tour del Modena per le iscrizioni all'Avanti Gialli Camp. Quali sono le aspettative per quest'anno e insomma la tua presenza anche qua sta a significare che la società è proprio intenzionata a lavorare sui giovani? Ma sicuramente, infatti questo progetto che stiamo portando avanti dall'anno scorso è una cosa molto bella, perché si lavora con i giovani che sono il futuro poi di serbatoio per quanto riguarda anche il Modena calcio. C'è questo progetto Avanti Gialli Camp 2014 con la relativa brochure con tutte le cose abbinate, le varie zone dove vengono effettuate, anche lo staff degli allenatori per quanto riguarda questo campo, e poi c'è anche la collaborazione con le donne, quindi è una cosa molto importante perché la società ci tiene. Esatto, si diceva appunto che quest'anno ha aperto anche alle ragazze sperando che ce ne siano tante, già che l'anno scorso ce n'è stata una e mi dicono anche brava, quest'anno speriamo che aumenti il numero. Ma sicuramente aumenterà sicuramente, perché poi è un passaparola, anche questo non c'è differenza perché sono bimbi e bimbe della stessa età, basta divertirsi, stare insieme, avere di divertirsi, e poi vediamo se anche qualche bimba sarà brava a intraprendere questa carriera da giocare a calcio. Allora, passiamo invece al calcio giocato. Domani il tuo Modena giocherà a Genova contro la Sampdoria. Cosa ti aspetti dalla partita? Ma no, niente, io finora sono abbastanza contento di quanto riguarda il lavoro svolto, perché abbiamo una squadra giovane, una squadra dove qualche ragazzo si sta avvicinando alla prima squadra, quindi questo è il nostro obiettivo. Mancano 6 partite, speriamo fin da domani di ottenere qualche punto per finire in bellezza e con dignità questo campionato. Già stiamo buttando le basi per l'anno prossimo con dei ragazzi, perché noi giochiamo con dei ragazzi anche sotto età, apposta per l'anno prossimo trovarci in condizioni migliori. Adesso andiamo a fare il punto sugli prossimi impegni del nostro settore giovanili. Fine settimana pieno di partite per il settore giovanile del Carpi. Domani gli esordienti regionali ospiteranno la Reggiana ed i pulcini provinciali saranno di scena a Scandiano. Domenica gli allievi nazionali del Carpi riceveranno la visita del Torino ed i giovanissimi regionali si trasferiranno a Sant'Arcangelo. Infine sarà derby per i giovanissimi nazionali di Carpi e Modena. Per quanto concerne la società canarina, domani gli esordienti provinciali sfideranno in casa il Casinalbo, mentre il programma di domenica prevede che gli allievi Lega Pro si rechino a Grosseto per affrontare il Gavorrano, i giovanissimi regionali si trasferiscano a Forlì, così come il Modena esordienti regionali sarà di scena a San Marino. Infine, gli esordienti provinciali giocheranno in triangolare con Cesena e Reggiana. Concludiamo la nostra carrellata sui settori giovanili con gli allievi nazionali del Sassuolo, che domenica saranno ad Empoli al pari degli allievi Lega Pro. Sempre domenica sarà derby per i giovanissimi nazionali attesi dal Bologna, mentre quelli regionali saranno di scena a San Marino. Domani invece il Sassuolo esordienti 2001 ospiterà la SPAL. E nel salutarvi vi ricordo che domani alle ore 14.30 saremo in diretta con Serie B per seguire la partita di Modena e di Carpi. Io vi ringrazio e vi do appuntamento a Sport Today lunedì prossimo alle ore 19. Buon fine settimana a tutti voi.